Ciao a tutti, benvenuti o bentornati qui sul canale. Allora, oggi sono con un nuovo video e voglio parlarvi dei prodotti che ho più amato nell'ultimo periodo, che sto ancora amando e che sto utilizzando con davvero tanto tanto piacere. Sono quasi tutti quanti prodotti make-up. Perdonatemi, io sono stata malata di nuovo in tutto ciò. Dicevo, sono quasi tutti prodotti make-up, però ci sono anche due prodotti per capelli. Come vedete, ultimamente sto tenendo i miei capelli, diciamo, al naturale, sia perché fa molto caldo e quindi non riesco a piastrarli, sia però purtroppo, diciamo, ho problemi di cervicale, quindi non posso neanche lasciarli ad asciugare senza phon. Quindi io li asciugo con il phon e poi li lascio così, allo stato naturale. E quindi ho scoperto dei prodotti, cioè, o meglio, mi sono stati consigliati dei prodotti e ho scoperto che questi prodotti sono fatti proprio al caso mio. Cominciamo appunto proprio dai prodotti per capelli. Allora, il primo prodotto l'ho visto menzionare tantissime volte sul canale di Francesca del Mondo di Franci e devo dire che io non tanto non perché non mi fidassi di lei, però lei ha un tipo di capello molto diverso dal mio, quindi ero un po' scettica. In realtà utilizzandolo mi sono resa conto che è un prodotto straordinario. Sto parlando del siero di Grow Gorgeous. Allora, io vi faccio vedere a che punto sono arrivata con l'utilizzo. Vedete che non è metà boccetta, ma poco ci siamo, insomma. Considerate che io ho i capelli corti, quindi non è che ne devo mettere un quintale, ma in realtà non ne serve un quintale neanche per chi ha i capelli lunghi. È il nella versione intense ed è un siero che dovrebbe aiutare la ricrescita, lo posso perché la boccetta è in vetro, dovrebbe aiutare la ricrescita dei capelli. Allora, io sulla ricrescita non vi so dire molto perché i miei capelli crescono in modo molto lento, quindi davvero mi servono mesi, mesi e mesi per potervi dire che un prodotto mi fa crescere di più i capelli. Però questo lo utilizzo già da diversi mesi, forse più di 2 mesi, e sono sicura che me li ha fortificati, sono sicura che mi aiuta a metterli bene in piega. Ora, voi pensate che sono pazza perché vedete i capelli così e dite no, cioè che capelli sono? In realtà i miei capelli adesso stanno anche bene, perché senza questo siero mi sarei ritrovata con una chioma senza forma, indomabile. Invece adesso noto che soprattutto sotto, vedete, stanno di nuovo prendendo la piega abboccolata. Ora sono anche corti, vedete, però questi capelli sono dei capelli che se fossero stati più lunghi sarebbero scesi come dei boccoli, quindi diciamo che le mie speranze sono quelle di riuscire a sanare i capelli aiutandomi anche con questi prodotti. Questo qui è super promosso. Allora, viene consigliato di applicarlo tutti i giorni, magari la sera prima di andare a dormire, anche sul capello asciutto. Io ero un po' spaventata e non l'ho mai fatto. Lo applico solamente quando lavo i capelli. Considerate che quando non faceva caldo praticamente lavavo i capelli un giorno sì, un giorno no, quindi io questo siero lo applicavo un giorno sì e un giorno no. Adesso, poiché li lascio, diciamo, naturali, li tengo un po' più così, lavo anche un po' meno i capelli perché fa molto caldo, quindi diciamo che più o meno lo applico ogni 2-3 giorni, però comunque noto un bellissimo effetto, quindi se siete curiosi di provarlo, io questo qui l'ho preso su Look Fantastic, so che spesso si trova anche in kit, quindi se siete curiosi, appunto, ne basta davvero poco. Ci sono anche, se non sbaglio, delle versioni più piccoline, in questo quello lì grande. Costa abbastanza, però toglietevi lo sfizio di provarlo, tanto ne va messo poco, quindi vi durerà all'infinito. Altro prodotto per capelli che mi sta aiutando tantissimo in questo periodo è un prodotto che io ho visto sul canale di Michela Di Maio, ma so che tante altre ragazze che hanno seguito i suoi video poi si sono innamorate di questa linea. Per ora è l'unico prodotto che io ho testato a fondo di questa linea e quindi vi parlo solo di lui, e si tratta di una linea per capelli della L'Oreal. L'Oreal è il Viv Hydra Hyaluronic, quindi la linea all'acido ialuronico, in particolare questo qui è un siero spray. Che anche questo qui io applico a capello bagnato, quindi prima di asciugarlo, prima di asciugare i capelli, e lo applico solamente dopo lo shampoo. Allora, stupendo, io pensavo che mi rendesse i capelli come una poltiglia,
dato che i miei capelli tendono a sporcarsi spesso, invece no. Allora, la cosa che diceva Michela e che mi ha fatto riflettere è che probabilmente i nostri capelli non hanno bisogno di essere nutriti, ma hanno bisogno di essere idratati. Quindi è diverso, è una, diciamo, sono termini simili, ma che indicano cose diverse. I prodotti nutrienti per i capelli, io notavo che me li andavano sempre a sporcare, a ingrassare, cioè che dopo 2-3 ore avevo i capelli che facevano schifo, e quindi ho iniziato ad utilizzare degli shampoo un po' più purificanti, anche magari forse troppo aggressivi per il mio capello, e me li sono seccata molto. Con questo prodotto qui io sto andando a reidratare il capello senza sporcarlo e senza appesantirlo. Io ho anche tutti gli altri prodotti di questa linea e sto soltanto aspettando di terminare quelli che ho già in uso, quindi come shampoo e balsamo, per mettere in funzione tutto, perché io sono sicura che se questo ha fatto questo effetto così bello, allora anche lo shampoo e il balsamo, insomma, in combo con questo qui mi regaleranno delle grandi soddisfazioni. Se avete magari i capelli disidratati, sfibrati, secchi, provatelo, provate anche solo questo qui e vedete che ve ne innamorerete. Allora andiamo avanti, passiamo ai prodotti make up. Vi avviso che ci sono un po' di blush. Allora, partirei però con i prodotti per gli occhi, dato che sono solamente 2/3. E comincerei con un prodotto super low cost, che è questo qui, il mascara per sopracciglia di Astra. Allora, questo prodotto più o meno costa intorno ai 3 euro. Io vi faccio vedere, l'ho tenuto appositamente appoggiato per farvi vedere quanto ne ho utilizzato. Cioè, praticamente da qui sono già arrivata a qui. Quindi lo sto praticamente mangiando. È vero che ne basta poco, non ne serve tantissimo, però per essere un prodotto che appunto va solo sulle sopracciglia, cioè sono arrivata a questo punto di utilizzo, questo prodotto è fenomenale. Ha una forma, ve lo apro, ha una forma piccolina, quindi è un mascara con uno scovolino piccolo piccolo e va a pettinare le ciglia, quindi io pettino le ciglia in questo modo, aiutandomi con il pennellino, e le coloro, le metto un po' in piega e vado semplicemente a coprire eventuali buchetti che ci sono. Stop. Però considerate che io queste ciglia, queste sopracciglia le ho fatte stamattina più o meno verso le 7, sono le 3:15, qui ci sono più di 33 gradi, siamo tra i 34 e i 35, quindi fa un caldo bestiale e le sopracciglia sono ancora lì, il prodotto non si è sciolto. Quindi un prodotto fenomenale. Altro prodotto fenomenale per questo periodo di caldo per me è questo primer qui di Mulac, che io ho, insomma, mi pento di non aver iniziato ad usare prima. Quando tutti ne parlavano io sì, ero curiosa, poi l'ho anche acquistato, però lo tenevo là nel cassetto perché dicevano: ma io mi scoccio i primer occhi, non li uso. E invece da quando sto utilizzando questo qui non ne posso fare a meno, tant'è vero che ho venduto anche i primer di P. Louise che avevo come scorta e li ho venduti su Vinted, e questo qui è diventato il mio unico primer occhi, a parte, insomma, vabbè, ovviamente la colla glitter, questa qui della NYX, però è un altro tipo di prodotto, ecco, come primer, diciamo, basico, utilizzo sempre lui e mi sta dando grandi soddisfazioni. È un primer che consiglio tanto a chi ha la palpebra oleosa, o come nel mio caso, questa parte qui che magari suda un po' in estate, perché questo qui è un primer asciutto. Quindi non è un primer che vi fa quell'effetto un po' colloso sulla palpebra, è un primer che uniforma e però io trovo che nell'uniformare vada anche ad asciugare, quindi se avete magari eccesso di sebo, se avete problemi con gli ombretti in crema che vi vanno nelle pieghe eccetera, date una possibilità a questo qui perché penso che vi possa risolvere il problema. È un prodotto molto molto valido. E per completare, diciamo, la zona degli occhi, anche se questa si potrebbe utilizzare anche per il resto del viso, la cipria per il contorno occhi di Pat McGrath. Io la considero un prodotto occhi perché in realtà è proprio pensata per la zona del contorno occhi, quindi io sul viso non l'ho mai utilizzata, però per il contorno occhi è una cipria fantastica. Ora capisco perché, cioè vedete quanto l'ho utilizzata, ora capisco perché le persone l'amano così tanto.
Allora, è un prodotto che è impercettibile, un trito molto molto sottile, simile a quello della Hyaluronic sempre compatta di By Terry, che pure ho amato tantissimo, però trovo che questa qui sia anche meglio perché mi segna meno il contorno occhi. Io allora ho un occhio molto infossato nella parte inferiore, diciamo, qui infatti, cioè, penso che se mi giro si può vedere, cioè, questa è un'ombra. Non è un'occhiaia, questa è proprio l'ombra naturale del mio viso, che ovviamente con il make up è difficile andare a coprire, quindi di conseguenza ho anche delle occhiaie molto scure e il contorno occhi abbastanza segnato. Questa qui è una di quelle ciprie che consiglierei appunto a chi ha un contorno occhi simile al mio, quindi non troppo secco, non unto, ma segnato, e perché è quella che trovo a mio avviso mi vada a segnare meno, ed è un prodotto che io amo alla follia e che penso ricomprerò, anche perché questa io l'ho presa in saldo a 13 euro. Spesso sul sito di Pat si trovano i prodotti a questi prezzi, almeno questo prodotto a questi prezzi. Se avete l'occasione, insomma, di trovarla a un prezzo così basso, prendetela perché ne vale la pena. Poi io la sto usando da tanto tempo e l'ho soltanto scavata, essendo che un prodotto, insomma, bombato sopra, ce n'è anche abbastanza. Se la limitate a questa zona vi durerà una vita. Passiamo a prodotti viso. Come vi anticipavo, sono quasi tutti quanti blush, quindi direi di cominciare dall'unico prodotto che non è un blush, ovvero il bronzer. Sto parlando di un bronzer in crema ed è lui, il B Bronzy della linea di Cosmify by Basic Gaia. Io ce l'ho nella colorazione 02 Cinnamon. Allora, ve lo metto insieme al suo fratellino, il blush, il B Blushy, che io possiedo sempre nella colorazione 02, che si chiama Peach Out. Questi sono prodotti in stick che io ho tenuto nel cassetto per tanto tempo e che in questo momento mi sto pentendo amaramente appunto di non aver utilizzato prima, però allo stesso tempo li ho utilizzati, sto utilizzando nel periodo giusto. Allora, sono degli stick che in un primo momento io non ho capito. Li trovavo molto molto secchi, difficili da sfumare e da gestire, sia su una base non settata sia su una base settata. Però il problema qual era? Il problema era che sul mio tipo di pelle non posso andare a fare le strisciate, a fare i puntini, diciamo, con lo stick direttamente sul viso. Qualcuno di voi che qui mi segue sotto i commenti mi aveva consigliato di applicarli sul dorso della mano e poi prelevarli e andare col pennello. Fatto così, questi prodotti sono diventati dei must have, tanto è vero che ce li ho dal mese precedente nella bag e li sto inserendo di nuovo, perché proprio grazie al fatto che sono un po' più secchi, diciamo, rispetto ad altri blush e bronzer della stessa tipologia, mi vanno a durare di più con il caldo estivo. Davvero una cosa pazzesca, cioè, vedete che io ce li ho ancora addosso da stamattina, sono ancora qui, e soprattutto appunto non vanno a fare macchia, non vanno a sciogliersi, ma dicevo, soprattutto si mettono benissimo sia su una base fissata sia su una base non fissata, ma anche con il fondo compatto, perché io ultimamente sto utilizzando solo questo qui. Vado prima con il fondo compatto e poi vado con i prodotti in crema tranquillamente e si sfumano che è una meraviglia. Se non ce li avete questi prodotti, se siete incuriositi, provateli. Magari il bronzer, anche se ci sono diverse colorazioni, questo è lo 02, quindi ce n'è anche una più chiara, però di blush secondo me riuscite a trovare un colore che vi piace. Se siete incuriositi, io ve li consiglio. Rimaniamo sempre in tema blush. Questa è una riscoperta del periodo, è un prodotto che avevo anche lui nel cassetto dimenticato e che adesso mi sto mangiando le mani, però è sempre bello, insomma, capire che abbiamo delle gemme nella nostra collezione che aspettano soltanto di essere utilizzate. Sto parlando di questo qui, che è uno dei Glowplay blush di MAC. Io ce l'ho nella colorazione Grand. Allora, è un blush con una texture bouncy, quindi quando lo toccate è morbido, non è né cremoso né duro, semplicemente sono quei tipi di prodotti che quando fate con il dito così poi rimane l'impronta e rimane un pochino scavato. La texture non mi fa impazzire per una questione, cioè mi fa anche un po' senso toccarlo, però il prodotto è fantastico, quindi io non lo tocco e lo applico direttamente col pennello. Allora, è un prodotto che dura tantissimo nel corso delle ore, io non lo vado a settare, lo applico semplicemente o su appunto base settata o su base non settata o su fondo compatto,
e lo lascio così, dura tutto il giorno, anche con questo caldo, anche col sudore. Vi assicuro che io, cioè mi vedete che sono abbastanza luminosa e mi sono incipriata prima di iniziare il video. Io sono una persona che in estate sul viso suda tanto e questi prodotti devono durare. Questo dura, quindi se dura su di me, io sono sicura che durerà anche su di voi. Io in questa zona qui del viso non ho una pelle grassa, la mia pelle è grassa nella zona T, però io tendo molto a sudare anche qui ai lati della bocca, e comunque io metto il blush anche qui e dura, mi dura davvero tutto il giorno, quindi è un prodotto che io consiglio a, insomma, ad occhi chiusi. Ci sono tante colorazioni. Che altro vi posso dire? Che secondo me appunto è un po' sottovalutato, qualcuno ne parla, è uno dei prodotti preferiti di Selvaggia Sostegni. Direi che se non ce l'avete lo dovete provare. Poi, sempre rimanendo in tema blush, un altro blush super super long lasting, novità del periodo, questo qui di Mulac. Si tratta di l'ultima collezione in collaborazione con Giorgia Soleri, e questo qui è un prodotto che può essere usato sia sulle labbra sia sulle guance ed è nella colorazione 02. Allora, il pennellino è fatto così, come vedete preleva moltissimo prodotto, quindi io cosa faccio, poiché questo è anche un prodotto opaco, molto pigmentato, lo vado a mettere sul dorso della mano e poi col pennello faccio lo stesso giochetto di prima, insomma, che vi ho descritto prima, e lo applico sul viso. Si fissa e rimane là. Sulle labbra non mi piace particolarmente, però è una questione di gusto mio personale, perché questo qui è un prodotto che va a fare un effetto un po' come labbra coreane, perché è un effetto un po' polveroso, cioè avete presente quei rossetti della MAC effetto polveroso, che in questo momento non mi viene neanche come si chiamano. È più o meno lo stesso effetto, però si asciuga totalmente. Non mi piace tantissimo, ma è una questione di gusto personale, ecco, semplicemente, perché poi in realtà dura bene anche sulle labbra. Se vi piace quell'effetto, questo può fare al caso vostro. Io lo uso principalmente sulle guance e il colore mi piace tantissimo. Sono stata tentata di prendere anche altri colori, sono tre colori, mi piacciono tutti e tre in realtà, però avendo tante cose ovviamente non penso che li prenderò. Però è davvero molto molto bello, e poi anche il pack secondo me fa la sua parte, è sfizioso, davvero sfizioso. Passiamo a due blush in polvere, che in realtà è un unico prodotto ma ve lo mostro in due colorazioni, e sto parlando dei nuovi blush di Dior Rosy Glow, che ho nella colorazione Rosewood e nella colorazione Berry. Allora, vi mostro prima la colorazione Berry. Questi due li abbiamo utilizzati insieme negli scorsi video Get Ready With Me, quindi li vedete entrambi applicati. Questo è il Berry, che sembra così violaceo brutto, ma poi in realtà andate a vedere il video perché è molto bello. E questo qui è il Rosewood, un colore un po' passepartout, naturale, che secondo me si adatta a parecchie tipologie di colori, insomma, di incarnato. Cosa vi posso dire di questi blush? Perché mi piacciono così tanto? Innanzitutto si sfumano benissimo, li trovo pigmentati al punto giusto, quindi ovviamente il Berry, essendo più scuro e più pigmentato, però è modulabile, quindi lo riesco ad utilizzare tranquillamente anche io che non ho una pelle scura. Non sono bianca, però io ho il tipico incarnato mediterraneo, non sono né bianca né scura, sono olivastra, e questo colore va benissimo anche su di me, ovviamente devo dosarlo, però ecco, per dirvi, non vi spaventate, se vi piace un colore più scuro provatelo magari. Si sfumano bene, durano tutto il giorno. La cosa che mi piace di più di questi blush è che sembrano opachi, ma in realtà non lo sono. Hanno una texture sottile che va a riflettere la luce in maniera naturale, non hanno glitter, non hanno pagliuzze, non hanno perlescenze, semplicemente quando le applicate è come se applicaste un prodotto in polvere opaco, semplicissimo, però poi se vi girate da una parte all'altra notate che la pelle non è completamente opaca, quindi non è completamente piatta, ma dona un effetto tridimensionale al viso. A me piace tantissimo, e poi appunto durano tanto nel corso delle ore, e quindi insomma è un prodotto che mi sento di consigliare. Lo so che costa abbastanza, però guardate in giro, perché su diversi siti delle profumerie li trovate anche scontati. Sicuramente so che sono scontati sul sito di profumerie Sabbioni, ma provate a vedere anche sul sito di profumerie Mallardo, perché anche lì io il primo, questo qui Rosewood, l'ho preso lì e l'ho pagato molto poco rispetto al prezzo di partenza.
chiudo questa carrellata con un prodotto labbra che anche in questo caso io ho in due colorazioni, e sto parlando dei lip oil di Rare Beauty. Ormai vi sanguineranno le orecchie a furia di sentirli nominare, però dovevo, perché questo è stato un prodotto che in questo momento ho un attimo accantonato, perché appunto sto preferendo dei gloss, qualcosa insomma di più semplice anche da riapplicare, però questi qui negli scorsi mesi sono stati davvero dei prodotti che mi hanno accompagnata sia nella vita di tutti i giorni al lavoro sia nelle mie uscite serali. Sono degli oli per le labbra che vanno a donare un effetto luminoso e polposo, che però allo stesso tempo vanno anche un po' a tingere, quindi nel momento in cui viene via lo strato diciamo di gloss luminoso rimane il labbro tinto, le labbra rimangono tinte. Quindi sono molto comodi, anche se voi per esempio andate a cena fuori e li applicate appunto prima di uscire o a pranzo fuori, nel momento in cui mangiate viene via la parte superficiale, rimane un po' di colore, poi magari potete andare anche sopra con un gloss e andate insomma un po' a riprendere l'effetto bello juicy delle labbra. Sono degli ottimi prodotti, sicuramente esistevano già sul mercato, ma sappiamo che le mode girano e rigirano e poi tornano. Mi sono piaciuti tantissimo, io li ho visti sul canale di Martina Vinai, è colpa sua se li ho acquistati, però devo dire la verità, mi sono trovata molto molto bene, è un prodotto che consiglio. Hanno un effetto leggermente mentolato, però non una cosa tipo un plumper, ecco, non hanno quell'effetto lì che va a pizzicare, è un odore mentolato un po' fresco che ovviamente poi svanisce, non è che rimane per tanto tempo. Quando le applicate in un primo momento sono un po' più chiari, poi nel momento in cui insomma li fate stare a contatto con le labbra loro iniziano ad agire, a colorare le labbra e diventano anche un po' più decisi come colori. Anche questi qui li abbiamo provati insieme, quindi se andate a spulciare nei vecchi video insomma trovate tutto. Allora, per oggi io ho terminato, ho parlato abbastanza, quindi spero insomma che questo video vi sia stato utile, spero che vi sia piaciuto. Io vi aspetto in un altro video qui sul canale e vi mando un bacio.